Bentornati sul canale, sono Nex e siamo qui in un nuovo video di Clash Royale. E oggi è arrivato il giorno, finalmente, di aprire i bauli dei livelli dell'account. Allora, ragazzi, dal TV Royale c'era dentro roba bestiale. E abbiamo roba come tipo 13 bauli, dato che siamo livello 13. Ne abbiamo anche uno al livello 14, ma quello ovviamente lo faremo una volta sbloccato assieme appunto al campione. Ma prima di cominciare il video, anche perché non so quello che posso trovare lì dentro, possiamo veramente darsi una bostata fuori di testa, un bel pollicione su se ancora non l'avete fatto. Mi raccomando, iscrizione, campanellina, così sarete aggiornati quando escono nuovi video. E con ciò commentino sotto con scritto le pere, proprio perché non c'entrano una beata sega. Ma oggi ovviamente non apriremo solamente le case, anche perché io nel war ho modificato i miei deck. Adesso ve li mostro un attimino. C'è questo classico, abbiamo un deck cimitero, abbiamo il classico P.E.K.K.A. e l'ultimo Golem di Elisir senza spell, però abbiamo palla di neve e spiritello, che volendo ci possono dare una mano. Proveremo tutto in duello e battaglia classica, anche perché il deck cimitero l'ho fatto prima e sono veramente curioso di sapere se worka o se devo cambiarlo come tutte le... Il secondo deck, ragazzi, è il mio maledetto, non va mai bene, devo sempre modificare qualcosa. Direi che però prima di cominciare un piccolo aperitivo ci sia, anche perché le prime case sicuramente non daranno chissà quanta roba, chissà quante carte. Quindi ce ne apriamo giusto 2-3 per smistarne un pochettino e poi più tardi andiamo a fare cose molto più moleste. Infatti hanno veramente pochissime carte, a parte le gemme che mi dà veramente un bordello. Diversamente il resto è abbastanza scodrigno. Adesso non so questa cassa di livello 3, sarà sicuramente anche questa, vedete pochissima roba. Abbiamo giusto 2-3 carte. 16 donne polenta sono assolutamente la cosa migliore che ci poteva capitare. Ovviamente il resto non ci possiamo lamentare, anche perché comunque i primi 2-3 livelli si farmano abbastanza in fretta, giusto un paio d'ore e ce li facciamo. Diversamente, raga, ok, adesso le casse cominciano ad essere abbastanza piene. Signori, cominciamo a avere le casse sgreve, attenzione. Quindi ora facciamo una cosa, fermiamo qua l'aperitivo, facciamo un bel duello, dopodiché torniamo qui e facciamo un'altra scagliolata di casse. Sempre e comunque senza dimenticare che anche il classico duello, comunque 3600 monete se vuole, a casino ce le porta. Siamo contro Queen Bee degli Hammerdown. Ragazzi, io come al solito comincerei col deck carognifero. Partiamo subito con la carogna pazza sgrava e poi proviamo la cimitero e speriamo benone, anche perché vi ripeto, l'ho fatto prima e non l'ho mai testato. Facciamo il crash test in live, che poi in video, però sbatti maroni, signori. Lercio, buongiorno. Vabbè, allora sta cocca se ne va via. Cocca, andiamo via per favore, andiamo a proteggere un attimino sta torre, per l'amor di Dio. E se si carica l'Elisir, ragazzi, riparto di carognone. C'è Golem che non aspetta altro. Siamo fermi, ragazzi, siamo fermi. Vediamo solo Zampa Boy hit nel mentre aspettiamo che lui faccia qualche mossa particolosa. Ok, parte con la fuorilegge, vedo che c'ha le carte sotto livellate, quindi volendo ha solamente il Lercio al 13. E io comunque, in tutta onestà, ovviamente non lo schifo. Carognone, giù a torre e... Ma ha quittato? Ma di già. Ragazzi, ma no, ha quittato così. Cos'è? Faccio scappare le signore, è scappata via. Cioè, signora Queen Bee, ma per favore. Cioè, posso sembrare anche il Grinch, però. Porco cosa. Ah, ma no, ma allora, raga, lagga. Ma allora lagga, ho capito io. Mi stavo un attimino mettendo un po' di complessi. Però se lagga non c'è divertimento, cioè va bene tutto, però un minimo di competizione la voglio. Beh, comunque sta qua a livello 13, dai, mettiamo un attimino una cosa. Non tutte le carte sono a livello 10, anche le carte all'11. È un po' un'insalata mista. Le frecce inguardabili come al solito, però nel mentre tanto ammazziamo questa, bello, e la torre non la prenderei mai, la principale, quindi anche se non la hittiamo non è che proprio mi infastidisce. Diversamente facciamo fuori sta robella, ovviamente la principale non ci arriva perché non è un fulmine a uccidere le truppe. Beh, direi che ci l'ho abbastanza bene, ragazzi, insomma abbiamo... Poi vi ripeto, magari utilizza il deck Nabo adesso, dopo dal deck spacca tutto. E se me lo mette contro il deck, gioco la cimitero, un po' per Vega F, perché devo essere sincero, quel deck c'ha le carte al 10 ed è la prima volta che lo gioco, quindi sarebbe un po' una cosa molto molto storta. Beh, direi che siamo nettamente in vantaggio, ragazzi, che devo dire, di buono, sta qua c'ha le carte al 10, pa... Lercio pecca, ma cosa ha fatto, ragazzi, ha fatto i deck con random, cioè non ho capito, ha fatto un po' con randomello il robellino del... Datelo a prendere. Allora, io non utilizzo solitamente il golem di ghiaccio, ma sapete che sinceramente ste rubelle di farli girare mi alletta una bestia? Ah, ma è ronco! Orgione sull'ercio che volendo dovrebbe bastare, e se posso mandiamo golemino di ghiaccio qua in cima. Ovviamente il ragazzo Zampa muore, ma se poi sta scimmia io la... No, ma allora c'ho l'autismo, ragazzi. Allora c'ho l'autismo per forza, scusate. Ma allora non sto scherzando, veramente c'ho dei problemi molto seri a sto punto. Veramente un bottos. Vabbè, va bene così, va bene così. Buoni cocchi, buoni. Buoni così, buoni così. Ovviamente, ripeto, abbiamo le carte sopra livellate. Lui ce l'ha alcune al 13, o meglio, lei, quello che 12, 13, 11, un po' un misto. Ma noi siamo totalmente fullati con questo deck, quindi volendo volando eravamo pure in vantaggio. Comunque, la prima è winnata, ma adesso ridiamo, perché c'è il secondo deck, ragazzi, il deck con la fuorilegge, non l'ho mai utilizzato. Posso veramente sembrare un caprone che pensa di essere una capra e si fa montare dal pastore. Speriamo bene, va là. Allora, ragazzi, un bel like, mi raccomando, per portarvi fortuna, perché ecco, ecco, a posto, non serve già più, ragazzi, non serve, già tanto, già livello 13
Forse qua c'è il main deck, anche se vedo la capanna al 10. Non so che mazzo sia meglio. Sì, il mazzo con i maiali, le reclute, eccetera, eccetera, eccetera. È un po' sfiga, devo dire, sinceramente. Beh, finché però non ha truppe d'aria, io posso andare Beh, posso star zitto una volta che non me le chiamo, porco d'inci. Ma lo facciamo fuori. No, ragazzi, mi sfonda. No, ma mi sfonda malissimo. Ragazzi, mi apre come una cozza. Porco d'inci. Ok, può essere veramente fastidiosa sta cosa, però. Se facciamo fuori questo qua, io volendo posso andare a torre con la cimitero. Volendo, non c'è. Ma ha visto il deck che ho scelto prima? Cioè, lei può vedere il deck che ho scelto prima di prendere il suo? Perché bocciatore e boia Siemens ha un po' una presa per il culo. Cioè, quante possibilità c'erano di beccare boia e bocciatore nello stesso mazzo quando ho la cimitero? Diavolo porco. Adesso, beh, adesso un po' di danno, ovviamente. Signore, un po' di danno, veramente scrotico. E forse perdiamo pure una torre. Sì che la perdiamo, ragazzi. Ma anche di lunga. Insomma, ragazzi, io ripeto sempre, comunque non è un buon inizio e lo si vede già subito così. Però se possiamo far fuori questa robella qua in fondo e ripartire volendo col draghello. Lui, volendo, l'ammazzi, dai. No, un attimino prima. Va bene, comunque ci sta, perdiamo lei assolutamente. Sbang, l'unica carta che abbiamo al 13 di questo mazzo, tutte le altre sono al 10. E già lui col boy al 12 può dare assolutamente fastidio alla maggior parte dei nostri personaggi presenti in questo mazzo. Ah, me l'ho scordato, anche il patato è il 13. Me l'ho scordato, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Anche perché lo uso nel mio main deck, quindi se il patatone è il 13, porco d'inci, chi c'è? Mia madre. Un po'. Ah, ma è ronco, ragazzi, io comunque riparto, mi interessa. Vediamo se posso con lei. E volendo, porco d'inci, vai. No, devo far fuori cannucciazzo, 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 che fa un porco di male. Fa un porco di male. E però direi che la cimitera ha fatto il suo lavoro. Cioè, in un qualsiasi altro deck, magari anche solamente col boia o col bocciatore, saremmo andati decisamente molto meglio. In questo caso, entrambe truppe là, ragazzi, ha fatto un po', ripeto, i deck random. E gli è andato abbastanza bene per quanto ci riguarda in questo momento. Il nostro deck è abbastanza formulato, non troppo male, sarò sincero. Alla fine abbiamo truppe area, truppe singolo, un po' di spiga, quella forse tantissima, però sti cazzi. Ora, adesso questi possono morire, ripartire sicuramente con gli scrofelli. Manda gli scrofi, manda gli scrofi. Eccoli lì, ragazzi, incredibile. Predict di scrofi fuori dai coppi, però volendo. Oh, ragazzi, attenzione, volendo, 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 neanche fan troppi danni. E sono livello 13, ragazzi, abbiamo comunque la roba 10. Volendo volare, abbiamo belli tamponati. E io sicuramente non me la schifo. Se poi posso ripartire veramente in maniera fraudolenta, anche se non farò mai in tempo, ragazzi, vedete? Cioè, mi annulla l'attacco. Troppa roba d'aria, è un gran problemone. Porco di Incibest, porco di Inciboia. Mi muore anche la pirotecnica, che è una gran raspata di balle, anche perché è una delle poche che può fermare. Storda di... Maledetti, 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 ragazzi. Una bella boia mi prendo qua. Una bella boia. Sì, a torre mi sa che non ci arrivo, ragazzi. A torre ci arriviamo. Aia, però volendo, volando. È la cimitero, ragazzi. Mi manca la cimitero, Dio buono, la cimitero. Mi manca la cimitero, la cimitero, la cimitero, la cimitero. Ok, non è un po' un problema, devo dire, sinceramente. Vabbè, è anche il cannuccia, ragazzi. Con il cannuccia contro il cimitero fa dei guai, dei disastri. Manco il pugnacco alla veleno, perché porco dici, mi è una sfiga che è praticamente paragonabile. Andare in autostrada e prendere l'HIV con le batterie della macchina. Sembra letteralmente che stia veramente partorendo un cinghiale, ma sto semplicemente subendo un attacco senza poter far niente per contrattaccare. E la cosa mi dà un fastidio. Porco, porco, come questi che stanno arrivando a torre, che non mi lasceranno assolutamente far niente, ragazzi. E sono assolutamente sicuro che questa sia la botta finale. Oh. Vabbè, era infattibile, l'abbiamo visto tutti, era infattibile questo game, abbiamo solamente sofferto, quindi... Vediamo se stavolta il deck è sensato, se fa trova da strapparsi i capelli, ragazzi, deck scintilla. Non ne ho idea, quella torre mi sa un sacco di creepy. Anche perché volendo l'unica truppa che può aiutarmi a farla fuori è la principessa, che noi saggiamente abbiamo messo l'altra volta nel mazzo. Adesso questi qua devo letteralmente eliminarli, perché se lui c'è un'altra truppa mi può scrottare. Ok... Non so cosa abbia, magari è veramente deck scintilla. Non ho idea, ragazzi. Fai deck a caso, quindi io non so cosa possa avere. Noi però questa la eliminiamo bene. Noi questa però la eliminiamo. Zipete, zipete, zipete. Azzo, ragazzi. Non mi aspettavo la gargamella. Non... Ecco, lei è morta con la gargamella. Surprise, brother. Ok, sbang. Easy, ragazzi. La truppa la usa. Ma cos'è? Ma doppia struttura. Ragazzi, ma che mazzo è doppia struttura? Porco diesel. Cioè, a torre infernale e torre... Ma cos'è? Ragazzi, abbiamo battuto la testa contro delle pigne. E poi, altra cosa da non scordare, è che questo porco d'incio, mentre prende la torre,
alla tour del Bombarospo, livello 13, ragazzi. Mi scassa tutto, mi scassa tutte le truppe, ragazzi. Vorrei provare diversamente, ragazzi, che una meccanica di qua. Perché se beito Gargamella, lei va a torre e comincia a hittare qualcosina, e non mi farebbe assolutamente schifo. Usa la torre della bomba rana, e volendo la possiamo eliminare in questo modo, ma ovviamente manda Gargamella, mi sembra abbastanza ovvio. E non posso ovviamente mandare Zizou perché me lo fotterebbe la torre. Facciamo così, in modo che ovviamente non prendiamo danni della torre, e volendo ammazziamo il Garga. E noi godiamo intanto, e un in meno. Per adesso c'ha la torre infernale, e noi non abbiamo Zizou. Orca troia, ragazzi. È un bel problema, sono sincero, è veramente un grosso, fratello, un grosso problemone, sinceramente. Grosso problema. Adesso io godo, l'ho fatto tranquillamente, questo non è un problema. Lui sta cercando di riciclare la torre della bomba rana. Buttala. Attenzione, ragazzi, perché l'ho anticipato all'inferno. Attenzione, possiamo bridge spammare volendo. Posso mandare una mecciana di qua, arrivata dall'altra parte, volendo, volando giù in tromba torre. Ah sì, bravo Cocone, bella terremotina così. E andiamo, ragazzi. E andiamo. Vaffanculo però così. Ma porco d'inci, ragazzi. Ma lo sai che sei un gran stronzo te, porco Giuda. Ragazzi, membro di scuola dello zio, speriamo che non abbia l'Isir, ma ecco i maroni della mula. Tanto ho tutto quanto al 10, ragazzi. Questa roba al 13 mi scassa la vita. Questo posso menare quanto voglio, ma guarda, non mi tangio niente. Gran problema, Gargamella. Ovviamente non può essere altri che al 13. Io ce l'ho questo, grazie appunto al livello della torre. Altrimenti, già che stava all'11, era un miracolo. Adesso non farà mai una hit perché questo mi ferma. Bel problemino, ragazzi. Affanculo un altro. Non ci credo. Conciuta, ragazzi. Andiamo una minchia. Raga, mando la minchia di scorda allo zio, giù cattivi. Manderemo un altro, ecco, guarda, punto, a posto. Ragazzi, non si passa, o che prendo tutto con le terremoto, o che non prendo una beata minchia. Sinceramente, però, siamo distanti. Lui, non so se, non mi ricordo se abbia spell, ma non penso. Forse non ha spell lui? Non mi ricordo proprio. Forse ha il tronco. Non mi ricordo che spell abbia, se ha il tronco, però la carogna, ragazzi, ha buttato in capo 25 volte. Quindi ha il tronco, signori, l'aveva anche usato prima, ma non me l'ho ricordato. Va bene, però questo lo possiamo ammazzare, e intanto ci sto. Ah, ovviamente anche la fireball, e non ci dimentichiamo per favore. Poi questo sinceramente arrivo tardi, colpa mia, ragazzi. Non ci sbilanciamo, è sempre comunque fireball, tronco, doppia struttura, outrider e l'altro combinato di merda. Come non se lo fa più vedere, perché sinceramente è l'unico che scopriamo benissimo. Aia, direi aia sinceramente. Però su questo butta un'altra fireball col tronco, mi fotte anche di tu, volendo, volando. Dai. Uomo, vaffanculo però. Ragazzi, mando un'altra rete, buonanotte. Andiamo, che entriamo. Ragazzi, entriamo dentro la signora. No, bruttissimo, però vabbè, no, non entriamo mai nella vita, perché questo mi blocca di nuovo. Porco Giuda. E questo, ma lo sapevo. Tronchino, per favore, tronchino. Dai, porco Giuda, è un parto. Dai, cazzo, menalo. Proviamo magari a ripartire qua in fondo, ma se lui cicla un'altra, ragazzi, torre bombarola, mi sa che siamo veramente a pecora. To be honest, abbiamo veramente la pecora in casa. Porco di Incibest, però volendo quella muore, io godo malissimo. Vediamo se può arrivare, vediamo. Dai, che arriva. E andiamo, madonna mia. Tronchino pazzo sgravo che va a torre subito. Non mi interessa di sto robo, lo possiamo fermare con la Tesla. Ok, godiamo malissimo. Questo è lo sberlo, mazza questi. Andiamo, ragazzi. E andiamo così, signori. E giù cattivi. E io godo, ragazzi, io godo sinceramente come una turbo ruspa, ragazzi. Godo male. L'ultimo membro di scorta dello zio arriva a torre così. E così la principessa si è presa la verga. Abbiamo battuto la cintura di castità di una sua, ragazzi. Una roba vomitevole. Però 3.600 monete, 600 punti per il clan e 3 corone. Quindi, dopo sto parto, io direi un po' di meritate casse. Assolutamente le possiamo aprire. Ragazzi, cassa numero 5. Vediamo se sarà fortunata. Già. Beh, direi di sì. Già partiamo benissimo, ragazzi. Il Jolly è la cosa più preziosa che posso trovare. Va benerrimo. Frecce sono grandiose. Abbiamo il membro dello zio e abbiamo il trivelloide. Il clistere, non male. Quindi cassa numero 6 e vediamo al tivellino quanti soldi. 2000 lei, ragazzi, 50 gemme, consegnazza, mi interessa, bomba rana. Congelamento, abbiamo un'altra leggendaria, c'è due di fila, veramente? Ce la spariamo, pazza in battuta, dammi un tronco, va bene anche il drago. Va benissimo anche il drago, let's go. E andiamo, signori, che culo. Baule numero 7, ragazzi, ma ste case sono veramente sbroccate. Sono veramente sbroccate. Ok, ce ne sono 14, ragazzi, per account. Però porco diesel, porco diesel, che roba. 9-11 e in più, ragazzi, altra carta leggendaria. Fuori dei coppi, abbiamo
Ah, vabbè, la posso scambiare col clan. Va bene, ragazzi, non la utilizzo, ma va bene. Si vede che l'ha fatto per farsi perdonare, poiché abbiamo perso il secondo duello. Comunque, cassa numero 8 e avanti con Ronco. Madonna, raga, quanti soldi danno ste robe. Quanti soldi danno ste robe. E un'altra leggendaria. Adesso io penso che sia assicurata. Troncherello bello. Troncherello pazzo sgravo. Bellissimo, incredibile, spaziale. Ah, principessa. Vabbè, non la utilizzo, non penso la utilizzerò. Però, ragazzi, è sempre una leggendaria, si può scambiare, quindi non è tutto quanto l'erciume. Con questo, ora penso ci manchino solo 4 casse, facciamo l'ultimo Gaming War, dopodiché ci apriamo anche le altre e vediamo un attimo nelle ultime cose possiamo trovare dentro. Ve lo dico in anticipo, ragazzi, se non è counter l'avversario, questo mazzo può tritare qualcuno in 20 secondi. Vi dico, l'ho utilizzato per farci la sfida, o meglio, il bonus della ladder delle 200.000 monete e le ho fatte tipo in 2 giorni, quindi, cioè, farmiamo veramente di brutto. Questo può dar fastidio, però a livello 10, ragazzi, io vi dico, ho l'intero quasi deck maxato, tranne, vabbè, adesso lo spiritello non lo utilizzo, manco la palla di neve. Sono lì perché ho le carte impegnate in altri mazzi, tipo la zappa e le frecce, però volendo volando. Se il drago mi blocca la scintilla, io posso partire con gli shield e farli fuori tutti alla fine. Puoi fare un bel massacrone, volendo volando, però non me li stuna, perché il drago è mongoflettico, porco giù, è strabico. Vabbè, volendo volando, ragazzi, posso ripartire con l'elisir. Oh sì, oh ragazzi, gli facciamo male, oh sì, ragazzi. Oh che male gli facciamo, porco diesel, oh porco Giuda. Ve lo giuro, cioè spero abbia qualcosa di grosso, perché sinceramente lo tritiamo. Se lo metti dietro, ragazzi, lo tritiamo malissimo. Ah, son botte, ve lo dico, ragazzi, son botte. Ah, godiamo, godiamo, ragazzi, sinceramente, che devo dire. Voi due bravi, vendemmiatemi, Stelisir, che appena si carica, ragazzi miei. Ahia, mi sa che qua sono veramente danni, ragazzi. Qua sono veramente danni belli, belli grossi. E sinceramente, dopo una bella palla di neve, e il deck golem di Elisir, ragazzi, è... boh, cioè, non ho... cioè, ah, ragazzi, siamo di passare sopra con un cingolo delle persone, letteralmente. 3 corone, 800 monete, 200 punti war, che devo dire, ragazzi. Poletto, squadra, anche le carte all'11. Ah, non so che dirvi, siamo già trovati qua. Cassa numero 9, o meglio, livello 9. Vediamo un attimellino che cosa avrà al suo interno, se ci potrà fornire un sacco di roba disgustosa, mamma mia. Ma abbiamo veramente, ragazzi, battuto la testa contro delle anatre. 88 kg di polenta, signori. E chiudiamo con un tronco, impazzirei, tipo a livelli stratosferici. Un troncherello. Beh, ma porco boscaiolo. Porco d'inci. L'unica carta che non uso nemmeno a pregare. Ma io comunque di sta cassa cosa posso dire, ragazzi? 88 kg di polenta. Siamo quasi a un quintale. Andiamo quindi, cassa livello 10. Io già per la polenta sono contento. Sinceramente non agonio, nient'altro. Ecco, se dovessi adesso delle carogne. Buona la terremoto, ragazzi. Veramente. Andiamo, signori. E anche la fuorilegge. Ragazzi, signora cassa. Bella cassina comunque. 100 terremoto, 11 trivelle e fuorilegge. Godereccio. Quindi cassa livello 11 e abbiamo al suo interno rule. Madonna, quanti so. Lol, ma posso trovare tipo 2 leggendari in ste casse? Non penso proprio. Dai, ragazzi, ma che culo. Questo un po' meno. Ragazzi. Vabbè. Raga, però i rognoni di ghiaccio sono mega V, cioè io col deck dello Grider li utilizzo, quindi lamentati, io. Quindi, Baulozzo, numero 12, e vediamo un attimellino se le ultime 2 casse avranno un sacco di roba dentro, lo dico, le ultime 2 casse sono gravide come una scrofa. Va bene, Jolly Epici, tanto meglio, perché così non mi dai delle carte di merda. Ecco, abbiamo parlato di carte di merda. Io impazzisco male, quanti terremoto ho trovato oggi, quanti parchi sono trovati, zizzù, veramente. Ragazzi, ste casse sono abominevoli. Porco Giuda, signori. Sta cassa è abominevole. Cioè, non questa, in generale, l'intero set di casse dei livelli sono fuori di testa. E quindi, per terminare, cassa livello 13. Signori, deve essere qualcosa di immondo. Questa deve essere letteralmente... No, ma immondo in senso... Ma cos'è? Ma ragazzi... Ma cos'è? Uomo, ma cos'è? Ma cos'è sta cassa? Ma ragazzi, ma è bella come prende un infarto. Comunque non disperiamo, abbiamo anche la cassa del livello 14 in cui faremo appunto un video a parte dove sbloccheremo il campione. Ma soprattutto oggi da queste casse abbiamo trovato roba come tipo 7-8 leggendarie. Cioè, fuori di testa. Damn! E ragazzi, questo era anche tutto per quest'oggi. Vi ricordo sempre, se il video vi fosse piaciuto, un bel pollice in su che per l'algoritmo è fondamentale. Se ancora non l'avete fatto, iscrizione e campanellina così verrete aggiornati dei prossimi video. Anche perché dobbiamo tornare a scalare. Ormai l'ho messo in pausa da un sacco di tempo e sarebbe anche giusto che tornassimo su di coppe. Con ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video. Io ancora vi saluto e che dire, qui The Next. È tutto. Bella raga!